l'audio che non si sente, il filmato sgranato, ebbene, l'associazione si autofinanzia e ci scusiamo per il motivo di cui sopra, insomma, ci scusiamo per il fatto che siamo un'associazione piccola, intelligente, secondo me, ma povera. E adesso possiamo passare al tema della serata. La serata si così l'ho presentata già ieri, è così suddivisa. C'è una introduzione mia al primo e al secondo video, abbiamo accorpato il video perduto di ieri, si è andato il video che non abbiamo potuto mandare in onda ieri sera, l'abbiamo accorpato con il primo di oggi, quindi ci saranno due video. Io introdurrò i due video, molto meglio di me introdurrà i due video una persona che non c'è più da 25 anni e che, insomma, sulla volta ne parlò, una persona che voi, studentesse, noi tutti, noi non, io non ho potuto conoscere, poi io poi quando parlo di lui mi emoziono sempre, introdurrà una persona di quelle che, tra virgolette, se ha un senso questo sostantivo, questo termine, intelligente, a questa persona si poteva dare senza dubbio Pierpaolo Pasolini. Poi ci saranno 8 testimonianze, i nostri ospiti, di cui preliminarmente a questo, il Don Calarco, che è uno tra i nostri ospiti, ha un problema, ha un certo orario, deve andare via, quindi la sua testimonianza sarà spostata all'inizio. Anzi, mi dicono che la sua testimonianza sarà addirittura prima del mio stesso intervento, appunto perché deve andare via. Poi ci sarà il concerto di violino e violoncello e proiezione di due diapositive, 50 diapositive sui moduli di Reggio Calabria. Perché follia? Perché i moduli di Reggio, secondo me, da un punto di vista sono state sante, sacrosante, dall'altro punto di vista è stata un'autodistruzione, un suicidio. Perché un suicidio? La prima colpa principale, siamo nel 1970, la prima colpa originale, il peccato originale di Reggio Calabria è stato quello che nel 1945-46 non siamo stati capaci, Reggio e provincia, di creare degli uomini amministrativi, degli uomini politici, degli uomini culturali, degli uomini forti, degli uomini che potessero dire una parola non solo a Reggio Calabria, ma anche a Roma. E tutte le autorità di Reggio Calabria allora sono salite sul palco a Piazza Duomo e hanno dichiarato i moduli di Reggio, tutte le autorità e tutti i partiti politici, dalla destra alla sinistra, tutti indistintamente, ed ero presente quando è stata dichiarata tutta questo movimento dei diritti di Reggio Calabria, sacrosanti nel vero senso della parola. E quindi tutto è stato dichiarato appunto per avere e mantenere i diritti che erano di Reggio Calabria, il capoluogo, il cappello della città di Reggio Calabria. Era una cosa sacrosanta perché Reggio era la capitale della Calabria. Ma gli uomini, tutti i partiti politici hanno dichiarato questi modi di rivoluzione, di richiesta di questo diritto. Ma a un certo momento la particolarità che si racchiudeva nella provincia di Reggio Calabria non poteva restare dal movimento, dal chiasso che si è creato, non poteva restare circoscritto a Reggio Calabria. Certamente da Reggio Calabria è saltata al Parlamento italiano. Al Parlamento italiano noi avevamo pochissima rappresentanza, e rappresentanza senza potere politico-amministrativo. Il potere politico-amministrativo al governo era Catanzaro e Cosenza. E quindi, avendo in tutti i partiti la potenza Catanzaro e Cosenza, certamente Reggio Calabria, 3-2 contro 1, Reggio Calabria rimase con la bocca chiusa. In
in quanto io ritengo che sia sì importante, importantissimo, fondamentale, continuare a parlare di quello che è successo e soprattutto raccogliere le testimonianze di quello che è successo dal luglio del 1970 fino a metà del 71 a Reggio Calabria, e non soltanto a Reggio Calabria ma in tutta Italia, in rapporto a quello che succedeva a Reggio Calabria. Però è anche il tempo di cominciare a ragionare sotto un profilo storico. Stamattina nel servizio in televisione al TG3 la collega Macri diceva: pochi posti occupati. E io aggiungo: pochi posti occupati dai giovani. Il che significa che di quello che noi andiamo a discutere, di quello che noi stiamo, di cui stiamo parlando, dobbiamo vedere se siamo capaci di trovare gli interlocutori giusti. Se voi avete notato, in queste interviste che gli amici di Agorà, che io ringrazio moltissimo per questa occasione che mi danno e che, ai quali esprimo i miei complimenti perché stanno veramente dimostrando con quanta serietà si muovono e quindi come stanno ben crescendo sul piano culturale, le interviste sono fatte ad anziani. Le interviste sono fatte a chi c'era, ma sono fatte a caduti 30 anni fa e quindi c'è tutta una generazione che di quei fatti conosce soltanto quello che gli hanno raccontato a casa. Il convincimento è che ormai, come ho detto, è tempo di parlare in termini storici di quello che è successo. La preoccupazione è che, siccome io so, come sappiamo tutti, che la storia si basa sui fatti e non sulle parole, e che la storia si basa sui documenti, e che la storia si basa sulle testimonianze registrate e definite, si sta correndo il rischio di perdere queste testimonianze e questi documenti. Io, dopo la presentazione del secondo libro, scrissi nell'ottobre del 98, scrissi al sindaco di Reggio e gli dissi: amico Falcomatano, ci sono questi problemi. È morto Ciccio Franco, è morto Calafiore, è morto Totò Dieri, è morto Mauro. Cioè sono scomparsi protagonisti fondamentali di quei fatti. Le loro carte, i loro documenti, dove sono andati a finire? E le carte, i documenti che hanno tutti quanti gli altri, che ha Piero Battaglia, che ha Ciccio Calandrini, che ha Rocco Zoccheri e così via di seguito, dove sono? E gli suggerivo, gli proponevo una iniziativa molto forte perché queste cose si cominciassero a raccogliere e si depositassero da qualche parte. L'idea poi l'ha ripresa Ciccio Calandrini in occasione della presentazione del suo bel libro, ha provocato una piccola polemica con Mottola, il quale si preoccupava che facendo questa iniziativa politica poi si trasformasse, forse una piccola ragione l'aveva, e ieri l'amico Canale, chi c'era lo ricorderà, ha parlato addirittura di un museo dei fatti di Reggio. Ecco. E allora, se mi consentite, io questi altri 4-5 minuti che ho a disposizione li utilizzo proprio per riprendere il discorso e riproporlo nei termini che mi sono dati. Vento del Sud, raccolte di quella lotta di popolo l'eredità politica e morale. Nel 1970 Reggio ha avuto i suoi martiri e i suoi mistificatori, ma ha mancato sul piano della causalità storica,
è mancato un gruppo di uomini, quella elite di cui parla Guido D'Orso nella sua rivoluzione meridionale. Vento del Sud e il suo centro studi per la rinascita del Sud lanciò dalle colonne del quotidiano Roma, diretto da Pietro Sullino, nel 1975 una sorta di manifesto rivoluzionario che così iniziava: la rivolta popolare di Reggio si concluse tra un giubileo di promesse politiche, fallito l'obiettivo del capoluogo pennacchio, come era prevedibile, il contenuto ideale della rivolta si trasformava in disperazione. La disperazione non ha una legge politica, è incontrollabile, sfugge a qualsiasi previsione logica. Bisognava perciò accantonare l'occasione sentimentale che esasperava l'animo della gente per suscitare i connotati remoti della città da decenni tradita dai suoi uomini e dai governi nel contesto di una regione e di un mezzogiorno ingannato ed emarginato. Il tentativo di vento del Sud, come sappiamo, non ebbe successo. Esso comunque durò fino al 1991, quasi 20 anni. Un periodo ricco di analisi, ma soprattutto di proposte che aspettano ancora una risposta. Sarà compito degli studiosi, che lo vorranno, di riprendere tutto quanto Vento del Sud ha prodotto per valutarne i contenuti. Solo la Lega di Bossi, quella delle origini, ha riconosciuto valide le tesi di Vento del Sud, anche se le ha utilizzate impropriamente e per scopi che poi si sono rivelati strumentali. Non sono convinto che occorre un linguaggio appunto aulico, ma occorre un esame di una riflessione attenta, rigorosa, senza faziosità, senza setterismi, non per distribuire etichette, pagelli, meriti, recriminazione, rinnegamento, insomma, non servono a nulla, né per creare, insomma, diciamo, dei momenti di un animismo falso o ipocrita unità, insomma, ma per cercare di capire cosa dice la rivolta di Reggio ai fini della situazione attuale, ai fini del presente. Vedete, ieri si è detto che non è stata la causa del malessere sociale, del malessere economico, della disoccupazione che avrebbe fatto esplodere parte delle leggi. E io sono d'accordo con questo tipo di impostazione, con questa dichiarazione. Non è stata la sola causa che ha fatto esplodere il malessere e la rabbia di Reggio, ma non che non esistesse alla base una causa di questo tipo, perché noi, se dovessimo rinnegare, per intanto cadremmo in una situazione utopica, in una situazione, cioè dire, che non costruisce niente, che non produce niente, perché io non credo che ci possono essere soggetti che oggi pensano, anche con riferimento ad una seria modifica delle strutture, delle interdipendenze, insomma, eccetera, di proporre i termini. Dice sì, perché se fosse stata la disoccupazione, non solo Reggio doveva esplodere, ma dovevano esplodere, insomma, buona parte della mezzogiorno. Ma noi ci dimentichiamo che prima di Reggio c'è stata Avola, c'è stata Battipaglia, citando nel famoso rapporto di battaglia del sindaco a Piazza Duomo. Ci sono stati, cioè dire, tanti momenti anche di ribellione, insomma, di protesta. Ecco, io voglio dire che i fatti di Reggio sono nati per reagire contro una indegna ed assurda mortificazione della dignità, del ruolo di Reggio Calabria, cioè dire, una città priva di un sistema economico anche produttivo, una città afflitta da una serie di problemi di carattere sociale, diciamo, è stata la goccia che ha fatto anche traboccare il vaso. Volevo ricordare, non è possibile, insomma, diciamo, approfondire questi aspetti, ma sono delle cose molto, credo, interessanti anche per cercare di capire, soprattutto per capire i giovani che non hanno partecipato a questo momento, ai quali vanno dette le cose così come sono, ma non solo infatti, ma cercare anche di dare un'interpretazione con una certa onestà culturale. Io credo che per capire noi dovremmo andare anche ai precedenti di Reggio per quanto riguarda Reggio Calabria.
Noi non possiamo dimenticare che prima della rivolta del Reggio, cioè di un anno, due anni prima, adesso non mi ricordo, c'è stato un movimento per la famosa Corte d'Appello, cioè dire quando chiedevamo la creazione della Corte d'Appello a Messina per avere anche un determinato ruolo, così come anche per altre persone. Grazie. Ma io non avevo preparato degli appunti perché pensavo, come mi avevano detto prima gli organizzatori di questo importante appuntamento, di trovarmi anche una platea di giovani, di studenti, e quindi che forse sarebbe stato più utile, più interessante per suscitare un minimo di curiosità in questi giovani e raccontare l'esperienza diretta, l'esperienza personale di chi a quell'epoca aveva l'età che hanno loro oggi, cioè un ragazzo di 18 anni, di 17 anni, come ha vissuto quei momenti. E vedo che però adesso forse si contano sulle dita di una mano le persone che non sono stati testimoni di quello che è successo, quindi forse è più opportuno cercare all'interno del dibattito che si sta articolando in queste tre giornate, cercare di dare un contributo dal punto di vista dell'analisi. Certamente la storia le pagine della storia della rivolta di Reggio è ancora presto per poterle scrivere, perché è una rivolta, è un avvenimento che è troppo vicino e che troppo coinvolge ancora. Però alcune cose si possono dire tentando guardare con gli occhi di oggi quello che è successo allora, e quindi di poter leggere meglio con un certo distacco quello che è accaduto allora, e cercando anche di non assecondare, come spesso avviene, alcune tendenze a voler trasformare, o a voler, non voglio usare la parola, travisare i fatti e soprattutto i motivi che hanno creato quel movimento di piazza, quel movimento di popolo. Io ho sentito con molta attenzione non solo questa, ma anche altri interventi, presentazioni di libri, quello di Polimeni, di Catanzari. Io non ho mai partecipato a riunioni commemorative sulla rivolta di Reggio Calabria. Prima di tutto perché non mi sento, certe volte mi sento come un reduce che ero sulle barricate, poi passa dall'altra parte e racconta agli altri le cose, diciamo, come andavano e come erano presenti. Io ho notato anche in diverse presentazioni di libri che molte verità si sono passate attraverso un grigio, una grigia nebbia. Anche le parole del sacerdote che ci ha preceduto ha detto delle grandi inesattezze, perché non conosce o conosce poco e male la rivolta. E dico poco e male perché? Allora, la rivolta non è vero che sorse per una rivolta morale, ma furono i politici di questa città che allora avevano grande senso di responsabilità a difendere qual era il ruolo della città. Qua c'è l'ingegnere Zoccari, io sono stato, ho collaborato con lui in un comitato quando non ve n'erano altri. Comitato fatto di personalità dell'allora, di partiti di potere dell'ora, la Democrazia Cristiana. Io non ero democristiano, ero facevo parte di questo comitato. Sentivamo veramente in maniera forte il desiderio di difendere in quel momento, diciamo, il ruolo della città. Quel comitato, a un certo punto, e qua bisogna saperlo per dirle le cose, su
subir ricatti inimmaginabili, subir ricatti inimmaginabili da parte del potere. Siamo state le sciocchezze che si dicono, le prove di coraggio, ma guarda, subir ricatti inimmaginabili, ma fu la classe politica della città che guidava la rivolta. Ma ci sono alcuni passaggi che sono segnati nel libro di Bruno molto egregiamente e che si sono anche qui sfocati per creare un'altra immagine della rivolta che non è quella della rivolta. Un giorno ricordo che, essendo stati invitati a un matrimonio, abbiamo dovuto fare una sorta di peripezia per raggiungere la chiesa del Loreto al Ruffi Garden, avete visto anche qui nel video le immagini, e da lì ci dovremmo spostare in un altro albergo per il matrimonio, perché successe l'inverosimile, uno scontro cruento, pugni e calci contro i manganelli delle porte dell'Ovest. Grazie. Carlo Rovella, dopo la proclamazione di Reggio Capoluogo da parte del sindaco, il Partito Socialista prende posizione e spaccatura sulla via da seguire. I due consiglieri regionali, Latella e Alvaro, sono accusati di essere posti al servizio di Mancini, ritenuto il coordinatore responsabile dell'emarginazione di Reggio. Qual è l'atteggiamento del Partito Socialista locale nei confronti di Giacomo Mancini, con riferimento alle accuse mosse di Terzini? Ma mi sembra che nella parte dell'intervento io ho già dedicato a questa analisi un certo spazio. Dico questo, cioè l'emarginazione della città era un prezzo che veniva pagato a nuovi equilibri politici che venivano a determinarsi. Se noi esaminiamo un partito comunista, partito d'opposizione, un partito socialista che naviga per entrare all'interno del centro-sinistra, cioè quali interessi potevano legare sul piano strategico un partito comunista di opposizione con un partito socialista che invece da lì a poco sarebbe diventato un partner di primo ordine, diciamo, dei governi di centro-sinistra. Diciamo, Reggio è stata stritolata, diciamo, da questo tipo di logica. Io ritengo che hanno sottovalutato l'effetto Reggio Calabria, anche perché Reggio Calabria, così come è stato evidenziato qua dentro, non è che avesse avuto fino adesso un personale politico di grande importanza. Reggio Calabria è strano, se voi notate fino a quegli anni, Reggio Calabria era una città di opposizione, mandò un parlamentare del PSU, mandò l'unico parlamentare repubblicano, allora mi pare che era repubblicano, Terrana, mandò un parlamentare missino nella persona di Don Ripoli, cioè Reggio è una città contro, per i fatti suoi, cioè Reggio nella deputazione regionale rappresentava tutto quello che era contro. Muccio Baccelli, speaker ufficiale della rivolta, ci regalerà un momento di quegli anni. Ci siamo riusciti perché? Perché ci siamo riusciti? Non abbiamo portato le barricate, le armi o i politici, abbiamo portato un comunicato del tempo che al tempo Muccio Baccelli leggeva e che oggi per noi leggerà. La metafora è consentita. No, che detto le armi del mostacco. Non le armi. Se no mi superi poi. Assemblea nel salone dell'amministrazione provinciale
alla riunione del Consiglio regionale tenutasi alla stessa data a Catanzaro. L'intervento, Ciccio Franco, battaglia, Reale, mi permetto di dire onorevole, non da prendere onorevole per tutti. Onorevole Reale, onorevole Malamacci, onorevole Nicolò, un certo dottore, signor Medici, il sindacalista Lapiana, Svano ed infine l'onorevole Alori. Queste tutte registrazioni sono in esclusiva e quella famosa giornata del 13 luglio, la pochina me la sono portata di corsa a casa, che la volevano sequestrare. Chiaro, eh? Non ce l'ha nessuno, è in esclusiva e io l'ho data a titolo gratuito per il museo e speriamo che possa avvenire verificati. Scusa se io mi sono permesso, eh? Ma queste altre cose pure, anche ad altri interventi, un momento, interventi, devo dire persone che non ce l'hanno più. Assemblea del Comitato d'Azione di Astronomo di Piazzacorso 70, dottor Pieni, Trisolini, Comendatore Mauro, Sindaco Romeo 1947, Sindaco Romeo nel 1947, Ciccio Franco. E poi c'era un altro, devo parlare, allora, vediamo questo comunicato. Scusate se porto le spalle. C'è una cosa che la riguarda da parte dell'associazione lavoro. È una cosa bella. Alla mai dimenticata voce di Lucio Bacciglieri per il prestato contributo fornito alla nostra legge. Grazie a Lucio Bacciglieri. Nemmeno 5 minuti, 3 minuti, nemmeno forse 2 minuti, non mi ricordo. Appena che sono scelto dall'auto, sono arrivato a Villa, arriva camioncini, cippi, forze armate di tutta la polizia e compagni di me. Quando sono arrivato a Villa San Giovanni, questa polizia, non sapevo perché ero lì con 4-2-3 ragazzi che eravamo scelti, non sapevo dove si guardava. Ho detto io, speriamo che non mi prendono, perché se mi incontro quel generale di carabinieri che ho incontrato sul ponte, fa l'opinaccio, che gli ho detto, cornuto, che sto calmo ammazza. E non sapevo quello che dovevo fare. A un certo momento, cosa ho fatto? Mi sono messo in linea a quegli altri autisti che avevo, i proprietari dei camion, e mi sono messo fermo. Scendo di poliziotto. Vestiti di guerra, preso di manganelli, preso di manganelli, cominciano, saltano e picchiano. Non picchiavano a nessuno, erano drogati, di fronte a loro vedevano persone. Grazie. Ora, consegna il premio, non se ne parla. Consegna il premio al presidente Gianni Aiello. Avenido Poli, cittadino di Reggio, quale testimone rappresentante di un ceto popolare in lotta per i diritti della propria terra, al di sopra degli spettacoli di partito. Abbiamo fatto una scelta di tipo collegiale, nel senso, mi spiego, di finire queste nostre tre serate tirando un po', anche con il consigliere Rovolino abbiamo pensato ieri, tirando un po' le conclusioni, cioè abbiamo svolto un lavoro e in qualche modo vorremmo capire se abbiamo fatto qualcosa, se ci siamo detti solo tante belle parole. Per fare questo, i vostri interventi di adesso devono ridursi a 10 minuti. Io quando mi alzerò, l'intervento deve andare a finire, verrò qui l'intervento, in modo che poi facciamo un secondo video velocissimo e diamo spazio. Quindi, chiamo a testimoniare sulla rivolta di Reggio Calabria l'onorevole Fortunato Alori. Intanto devo ringraziare Iello quando, incontrandomi, mi ha chiesto di dare un contributo
consentito tornare indietro, di tornare a Trent'Anni. Questo certamente può toccare momenti emotivi sul piano personale, ma credo che a distanza di 30 anni ci sia l'esigenza di fare luce o di portare un contributo in maniera serena rispetto ad avvenimenti che sono stati di un grande rilievo e di una grande importanza per la storia della città, ma non solo per la città, per l'arte, tutto ciò. Io non mi stanco di ripetere che 70 rappresenta quell'anno uno spartiacque storico, cioè dire dal 70 in poi la storia ha una chiave di lettura diversa rispetto al periodo precedente, perché in quell'anno, in quei due anni, perché poi il discorso va da luglio 70 al febbraio 71, o 9 mesi sostanzialmente, sono avvenuti tanti fatti e tante situazioni che ci hanno posto il problema di una riflessione seria, una riflessione che indubbiamente ci ha portati come Reggini, soprattutto come Reggini calati nel Mezzogiorno d'Italia, poi risponderò al quesito sul meridionalismo, perché un quesito ci è stato posto, ci ha portati proprio a considerare il rapporto tra cittadino e classe politica, il rapporto tra cittadino e potere, in maniera tale da farci ricredere su tante cose. Qui mi presento l'onorevole Reale, dato uno dei protagonisti, che io saluto per tutto quello che l'onorevole Reale ha dato, è la testimonianza di come certamente quando è una classe politica di potere, e mi riferisco soprattutto a questa perché in fondo i giochi erano lì che si facevano, si assume determinati impegni e poi non mantiene gli impegni assunti. Quando l'onorevole Colombo, come tutti noi sappiamo, il 16 di ottobre fa un certo annuncio e poi viene meno all'annuncio stesso, al punto tale che una città, una provincia, aveva proclamato lo sciopero generale e dopo quelle dichiarazioni un po' revoca il giorno dopo lo sciopero stesso, ciò che ricordate che aveva isolato completamente la Sicilia, aveva creato situazioni di reazione per i riflessi economici, certamente commerciali, che quello sciopero aveva determinato, ci sarà chiusa completamente, nel tentativo che si era fatto un collegamento tra Vibo e la Sicilia stessa. Bene, quando avviene questo, certamente si viene a rompere un rapporto di fiducia tra classe politica di potere e ovviamente cittadini e ovviamente la gente, la semplice, anche la gente che aveva creduto profondamente nelle istituzioni. Perché è chiaro che a un certo punto, devo dire con molta franchezza, quando io sto citando Dante, il 27 gennaio la Commissione Affari Costituzionali, che qui è presente, onorevole Reale, dopo l'impegno che si era assunto Colombo, secondo cui a decidere sarebbe stato il Parlamento, assume il relatore Galloni, io riportavo in un pur parlé un incontro di qualche giorno fa alla Camera con l'onorevole Galloni, al quale io così affettuosamente mi permettevo di rimproverare una presa di posizione, una decisione con la sua relazione tra l'attore onorevole Talloni. Va bene, in quella circostanza la Commissione Affari Costituzionali dice no, non deve essere il Parlamento, deve decidere il Consiglio regionale. La sua meditazione sull'argomento meridionalismo, disse nel dopoguerra vi fu un rifiorire di meridionalismo ad opera di Carlo Levi ed altri, erano tutti uomini del nord che trovarono alcune voci nell'Italia meridionale. Quindi la domanda alla quale vi sottopongo è qual è il nuovo meridionalismo, dunque, chi lo portò avanti? Perché lui ci ha lanciato questo input e noi lo vogliamo. Non ho capito, qual è la domanda? Il nuovo meridionalismo, da parte di chi, da parte di cosa? Perché
meridionalismo. Lui purtroppo, dico purtroppo e insisto ancora, ma borghesia regina si è vista poco. Di borghesi che partecipavano alla rivolta ce n'erano veramente, veramente pochissimi. Ci riunivamo e eravamo quelli che ho nominato prima, c'ero io, c'era il commendatore Matagena, c'era qualche altro. Di borghesi purtroppo non ce n'erano altri. Non è stata una rivolta in cui, perché, qual è stato il significato della mia presenza o della nostra presenza? Cercare di inquadrare questi poveri cristi che spontaneamente si sono sentiti offesi ed avviliti e hanno tirato le pietre. Lo Stato non ha paura di quello, diciamo meglio il potere, che noi sappiamo che non ha colore, il potere rosso, giallo, verde, a pallini, come volete, ma è il potere. Il potere non ha paura del ragazzo che scaglia le pietre, perché contro il ragazzo che scaglia le pietre gli manda un povero Cristo evasore della zappa, gli mette una divisa addosso, magari lo droga e lo manda a massacrare la patronale, a manganellare. Il potere non ha paura di quello, ha paura di chi pensa. E di là che si incomincia però. Non ci siamo capiti, ma non ha paura di quello, quello lo schiaccia, perché ha i mezzi per poterlo schiacciare. E vabbè. Ha paura della gente che pensa. Ha paura perché noi siamo stati noi, dico noi, quelli del cosiddetto comitato, nato così spontaneamente, perché ci ha perseguito, ha cercato di incastrarci in tutti i modi possibili e anche con delle accuse, con delle risibili, ci ha mandato in galera. Io sono stato mandato in galera perché avrei partecipato partecipato alla redazione, diciamo, di un volantino in cui c'era scritto che libertà, giustizia e democrazia non devono essere vocaboli privi di significato. Noi accusiamo il governo e il Parlamento di insensibilità politica e morale. Da 48 ad oggi, cioè da quando si è instaurata la Repubblica, noi del Sud, non soltanto i calabresi, ma anche Basilicata, Sicilia, tutto il Sud, non ha fatto altro che prendere, raramente ha dato, cioè ministri, sottosegretari, arcivescovi, presidenti di provincia, presidenti di regione, sindaci, tutti abbiamo chiesto e tutti abbiamo voluto prendere, pochi sono quelli che ci hanno rimesso di proprio, cioè noi siamo gli assistiti di una realtà dalla quale ci compiaciamo e dalla quale bisogna liberarsi soltanto allora, quando cioè noi avremo la forza di essere autonomi nelle nostre determinazioni e di impegnarci e di rischiare, perché si tratta di rischiare, soltanto allora il problema del meridionalismo sarà superato. Dico questo perché il posto è finito, dico questo perché il poggiare sugli altri è un concetto che proprio non può più resistere. La democrazia è vivacità di base e capacità e talento finito. C'è una sollecitazione alle sue parole, se posso, sì. Mi dia il microfono. L'ingegnere Castellani testualmente... Se vogliamo fare memoria storica, lo dico a lei come consigliere comunale, lo dico agli altri consiglieri. Mettiamo delle lapidi per quei poveri cristi che sono morti, forse senza sapere un perché. Certamente. Noi, no, un attimo. C'è la commissione economica. E vorrei ricordare agli altri consiglieri comunali che si erano presi un impegno con 717 libri cittadini per portare a Piazza Camagna la statua dell'onorevole Biagio Camagna. Invece hanno firmato un documento, forse per campagna preelettorale e per speculare su quei voli disgraziati per fare una stele o un monumento agli anni 70. Su questo non siamo d'accordo. Grazie. Bravo. La terna provocazione mi ha fatto il mio amico Marchese Genovese Zeppi,
Io intanto voglio dire che sono d'accordo con l'onorevole Reale che si tratta di protesta, ma protesta nella prima parte, la prima fase è protesta, nella seconda è rivolta, e io distinguerei due momenti, almeno secondo la mia visione. Seconda domanda, dov'è Scarpino? Se n'è andato? Voglio dire questo, Scarpino, tu non puoi prendere solo una parte di un documento che un consigliere regionale, qual era il senatore onorevole Marini, aveva portato in consiglio regionale. Perché io ti dico, prima tu avresti dovuto esaminare il risultato della Commissione Affari Costituzionali, l'unico voto contrario è stato quello dell'onorevole Del Noi, sulla storia della scelta del capo. Il documento di Polistena del comitato regionale del mio partito, che io ho pubblicato e che poi